Ciao a tutti e bentornati a Brutte Storie, dove vi parlo di storie brutte. Se è la prima volta che capitate sul mio canale, ciao, io sono Clara Campi, sono una stand-up comedian, ma questo non è assolutamente un video comico, anzi, oggi vi parlo di Armin Mives, il cannibale gentiluomo. Chiariamo subito, Armin Mives che non è Armie Hammer. Anche se effettivamente hanno un nome molto simile, quindi in generale evitate di mettere ai vostri figli nomi che iniziano con Arm, perché pare che portino al cannibalismo. Questa storia si svolge a Rothenburg, in Germania. Il primo dicembre del 61 nasce appunto Armin Meives. Nasce da una famiglia un pochino particolare. Sua madre aveva 20 anni in più di suo padre e non ho esattamente capito che lavoro facessero. Cioè, il padre lavorava in polizia, però... Erano ricchissimi perché aveva una villa gigantesca con 40 stanze e da bambino aveva anche un pony. La madre era molto autoritaria e verbalmente abusiva con suo marito, arrivando anche al punto di minacciarlo spesso di morte. Con i figli invece era sempre molto fredda e Armin, almeno nelle interviste, sembra che ne soffrisse molto di questa cosa. Quando Armin ha 7 anni il padre non ne può più e se ne va, lasciando sua moglie e i tre figli. Tuttavia, i due fratelli maggiori di Armin sono molto più grandi di lui, per cui di lì a breve se ne vanno anche loro e Armin si ritrova da solo con sua madre in questa villa gigantesca. Inizia ad appassionarsi alla lettura e, sin da piccolo, il suo libro preferito era Robinson Crusoe, e la parte che preferiva era quella dove si parlava di cannibalismo. Crescendo Armin ha qualche sporadica frequentazione con qualche ragazza, ma non ne è del tutto convinto. Inizia ad avere qualche dubbio sulla sua sessualità e una volta chiede ad un suo amico: Ma secondo te sono gay? Al che il suo amico gli ha detto: Armin, se non lo sai tu, se sei gay, come faccio a saperlo io? E questo tra l'altro è esattamente quello che ha detto il suo amico ad un'intervista, non sto neanche parafrasando più di tanto. Comunque, quando arriva a 19 anni, Armin decide di arruolarsi nell'esercito. In quel periodo inizia anche a bere sempre di più e a guidare da ubriaco e arriva a causare ben due incidenti automobilistici, ai che l'esercito lo caccia e quindi Armin torna a vivere da sua madre. Diventa un ingegnere elettronico e inizia ad appassionarsi particolarmente a internet. E io lo so che questa frase al giorno d'oggi sembra molto strana, ma a questo punto siamo nei primi anni 90, quindi internet era un po' una novità, non c'erano i social media, però c'erano un sacco di siti e c'erano un sacco di forum. Io non so se vi ricordate cosa sono i forum, però sono praticamente delle message board, cioè tu puoi postare delle cose e le persone possono rispondere. E ai tempi c'erano forum di tutti i tipi, per tutti i gusti. E infatti Armin di lì a poco scopre un forum dedicato ai cannibali era un forum dove si parlava di fantasie di cannibalismo, c'erano sia gli aspiranti cannibali sia le aspiranti vittime dei cannibali. Eh, a quanto pare è una fantasia erotica più diffusa di quello che pensiamo e qui ritorna la citazione a Darmi Hammer Comunque, Armin inizia a frequentare questo forum molto, molto assiduamente e inizia a postare sempre di più. Inizialmente, come tutti gli altri, posta cose scritte, posta delle sue fantasie di cannibalismo e cose di questo tipo, ma ad una certa sente di volere di più. E allora diventa una sorta di mucciaccia tedesco e inizia a fare degli art attack. Nel senso che inizialmente va in macelleria e compra un po' di pezzi di carne, organi e cose di questo tipo. Chiaramente carne tipo di maiale e di mucca, ok? E la porta a casa e poi si mette tipo a scolpire la carne per farla diventare simile a, a carne umana o a organi umani. Poi non contento inizia a fare dei lavoretti di cartapesta, sempre per simulare parti di corpi e cose di questo tipo, e arriva anche ad acquistare dei manichini, no? tipo quelli dei negozi su cui mettere i vestiti e anche lì a dipingerli, a farci un po' di art attack per farli sembrare veri e fare delle foto che posta su questo forum. E queste foto hanno un grandissimo successo, cioè Armin diventa nel giro di breve uno degli utenti preferiti dai frequentatori di questo forum, che pensavano che lui fosse veramente un cannibale. Oddio, non lo so se lo pensassero veramente, però gli piaceva pensarlo, ok? E quindi Armin diventa molto popolare e si sente anche importante all'interno di questa comunità di cannibali. Nel 1999 la madre di Armin muore e Armin è chiaramente molto dispiaciuto per questa cosa, ma allo stesso tempo sente una sorta di sentimento di libertà. Sente di essere ora completamente libero e completamente solo in questa enorme villa con 40 stanze e decide quindi di rimodernare un po' la casa. Per la precisione decide di dedicare una stanza alla... Macellazione umana, fa una slaughter room, quindi un, una stanza del macello che, che suona un po' strano in italiano, però quello fa, è eh, una stanza da dedicare all'uccisione e alla macellazione delle sue future vittime e anche da dedicare ai suoi art attack perché comunque Armin in tutti questi anni è andato avanti a scolpire carne di animali e a fare mani, piedi di cartapesta e, e cose di questo tipo. La sua ossessione per il cannibalismo è cresciuta sempre di più in questi anni e Armin non ce la fa più, sente che ha bisogno di mangiare qualcuno. Decide quindi di postare degli annunci sul suo amatissimo forum per cercare delle vittime consenzienti. E consenzienti qui è la parola chiave. Armin non voleva diventare un serial killer che ammazza innocenti per mangiarseli, no. Lui voleva mangiare solo persone che avessero il desiderio di farsi uccidere e mangiare da lui. I suoi annunci, per qualche strana ragione, riscuotono un grande successo, quindi lui riceve diverse risposte e inizia a corrispondere via mail e probabilmente anche via chat con queste persone che si offrono per essere sue vittime, ma presto si rende conto che la maggior parte di loro non vuole fare sul serio, cioè non sono persone che hanno risposto all'annuncio per farsi mangiare, sono persone che si eccitano all'idea di essere mangiate e che quindi stavano cercando una sorta di partner virtuale per eccitarsi insieme, cioè insomma praticamente per farsi le seghe, ok? Il sexting, quelle cose lì, solo con il cannibalismo. E Armin ci resta un po' male di questa cosa, ma lui è una persona molto molto educata e continua sempre a rispondere a tutti quelli che gli scrivono, finché un ragazzo sembra voler fare sul serio. Loro si scrivono per molto tempo e arriva il momento in cui decidono di farlo e quindi Armin invita questo ragazzo a casa sua. Il ragazzo va e quando si ritrova sdraiato sul tavolo con Armin che inizia a tirare fuori i coltelli e coltellacci, si rende conto che forse questa non è stata proprio la più grande idea della sua vita e dice ad Armin che non se la sente più e che non vuole morire. Armin, che a questo punto è lì con i coltellacci in mano, ci resta malissimo, e però lo lascia andare tranquillamente, gli, gli dice che gli dispiace, gli offre comunque un po' di vino e poi i due si lasciano, il ragazzo se ne torna a casa e Armin è più deluso che mai. Però vedete, è, è per questo che io ho chiamato questa puntata il cannibale gentiluomo, perché lui comunque a quel punto aveva un ragazzo in casa sua, aveva i coltelli in mano avrebbe potuto fare quello che voleva fare e invece no perché non c'è stato il consenso. Cioè ragazzi, un cannibale ha capito meglio questo discorso rispetto che un sacco di ragazzi e uomini, ma sorvoliamo. Armin è molto scoraggiato da questo fallimento, ma non abbastanza da smettere di postare sul forum e ogni tanto continua a postare anche degli annunci nella speranza di trovare finalmente qualche vittima. Nel 2001 riceve una risposta. Anzi, Armin sostiene di aver risposto lui all'annuncio di questo signore di cui stiamo per parlare. Non si è capito bene, sta di fatto che tramite il forum per cannibali si mettono in contatto. Questo uomo si chiama Brandes ed era un ingegnere di Berlino di 34 anni. Brandes si era da poco separato da sua moglie e aveva una sorta di frequentazione con un ragazzo, ma anche lui probabilmente aveva problemi ad accettare la sua omosessualità o comunque a fare un coming out pubblico, perché appunto con questo ragazzo pare che ci fosse una frequentazione tenuta abbastanza segreta. Brandes è molto felice di avere trovato Armin e si sente molto onorato che Armin lo voglia mangiare. È quindi pronto ad andare da lui ma a una condizione: la condizione è che Armin, prima di ucciderlo, dovrà tagliargli il pene e poi i due dovranno mangiarlo insieme. Armin è perplesso da questa condizione, ok? Il cannibale è perplesso da questa condizione, ma essendo un gentiluomo accetta. Arriva così il fatidico giorno, Brandes prende il treno da Berlino e Armin lo va a prendere alla stazione e lo accompagna a casa sua. Una volta che arrivano a casa non è esattamente chiaro che cosa succede, nel senso che un documentario che ho visto dice che i due fanno sesso come prima cosa. Tutte le altre fonti che ho consultato non dicono questa cosa, quindi io non lo so se è successo o meno, ma direi anche che, viste le cose che stanno per succedere, non è importante. In ogni caso, arriva il momento di eh, rispettare la condizione imposta da Brandes. Quindi Armin lo fa sdraiare sul tavolo, prende un coltello e taglia. Il pene a Brandes. Ragazzi, vi giuro che le prossime brutte storie non parleranno più di peni recisi, ok? È solo un caso che questa è venuta subito dopo quella di Lorena Bobbit, giuro che non ne parlo più. Ma in ogni caso, siamo arrivati a Brandes steso sul tavolo con Armin che gli ha appena reciso il pene e Armin in un'intervista futura dirà che Brandes stava sanguinando come se fosse una fontanella, quindi c'è un sacco di sangue in giro. Al che Armin gli mette degli asciugamani, delle cose così, e poi deve rispettare la sua parte del patto. Quindi porta il pene in cucina e, e lo cucina. Gli mette anche un po' di spezie, così lo taglia. Solo che il pene non, non si cuoce molto bene, resta molto gommoso. Gommosa la parola che ha usato Armin, ok però lui cerca di cucinarlo meglio che può e lo porta a Brandes. E i due cercano di mangiarlo insieme, ma appunto era troppo gommoso e, e non, non ci riescono. E ad Armin dispiace molto per Brandes, perché lui sapeva che Brandes ci teneva tanto a mangiare il suo pene e non ce l'ha fatta. Comunque a questo punto Brandes sta chiaramente perdendo di lucidità anche perché ovviamente prima di tranciargli il pene Armin gli aveva gentilmente offerto dell'alcol e dei sedativi quindi a questo punto Brandes è fuori di sé chiaramente e Armin aspetta che lui muoia dissanguato perché ritiene che dopo avergli fatto una mutilazione di questo genere a breve morirà dissanguato ma Brandes non muore e intanto gli sta sporcando tutta la casa di sangue. Allora i due si confrontano e decidono di comune accordo di mettere Brandes nella vasca da bagno con un po' di acqua tiepida. Armin lo mette lì e aspetta che muoia dissanguato e mentre aspetta va nell'altra stanza a leggere il suo libro di Star Trek. Io non lo so quale fosse questo libro di Star Trek perché l'ho visto in un'intervista fatta ad Armin e lui dice semplicemente il mio libro di Star Trek. Quindi va a leggere il libro di Star Trek. Ogni tanto va a controllare come sta andando Brandes. Brandes è sempre lì, morente, ma che non muore. Insomma, dopo. Alcune ore Armin non ne può più, è anche preoccupato perché non sa bene come comportarsi a questo punto, cioè questa è la sua fantasia da tutta la vita, però non aveva mai pensato di farlo veramente e quindi non sapeva bene come muoversi. Allora, passate diverse ore, va da Brandes e gli dice "Senti, ci abbiamo provato, eh, tu non muori, quindi facciamo che ti taglio la gola". Brandes non ho capito se acconsente o se a quel punto non era più in grado di acconsentire e così Armin gli taglia la gola. A quel punto prende il cadavere, lo porta nella sua stanza dei lavoretti e inizia a macellarlo. Quindi macella il suo corpo e poi mette i pezzi di carne in un freezer di quelli grossi, tipo freezer a pozzetto dove mette tutta questa carne e Brande pesava 90 kg quindi c'era un sacco di carne da mettere via sopra la carne poi mette delle pizze surgelate che effettivamente cioè tra mangiare pizze surgelate tedesche e carne umana credo che la carne umana sia più buona ma non è questo il punto quindi apparecchia la tavola con il servizio buono accende delle candele e si cucina una bella bistecca di Brandes. Armin dice che il sapore era molto molto buono e simile a quello del maiale. Armin riprende la sua vita di tutti i giorni, continua a postare sul suo forum di cannibali, ma a questo punto non posta più delle immagini fake create da lui, posta i suoi manicaretti fatti con Brandes va avanti per mesi a mangiare la carne di Brandes e ad una certa decide che vuole farlo di nuovo in realtà non ne aveva bisogno perché aveva ancora diversi chili di carne ne nel suo freezer però aveva voglia di una nuova vittima e quindi ricomincia a postare annunci sul suo forum di cannibali e come al solito riceve risposte uno dei ragazzi che risponde, che era uno, un giovane studente, inizia però ad inquietarsi. Lui aveva risposto ad Armin nell'ottica di fare un gioco erotico, un po' come tutti gli altri, solo che dopo un po' di mail inizia a temere che Armin faccia assolutamente sul serio. Allora si se riguarda le foto e, e capisce che molte di queste foto non sono fake, sono effettivamente foto di piatti a base di carne umana e quindi contatta la polizia. Nel dicembre del 2002 la polizia si presenta a casa di Armin e la perquisisce. Inizialmente non trovano nulla di sospetto, poi qualcuno apre il freezer, scosta le pizze e vede un sacco di pezzi di carne. Armin inizialmente dice che è carne di maiale, ma dopo che la polizia la guarda meglio e deduce che è probabilmente carne umana, lui cede e confessa tutto. Dice tutte le cose come stanno, parla di brandes e quindi la polizia ovviamente lo arresta. Tra l'altro se non fosse stato per il ragazzo che ha chiamato la polizia in seguito allo scambio di mail, probabilmente Armin non sarebbe stato preso, perché Brandes si era organizzato in modo da non lasciare tracce, perché lui voleva veramente farsi uccidere ed essere mangiato e non voleva che Armin venisse scoperto. Nel 2004 Armin viene condannato a 8 anni e sono solamente 8 anni proprio per il discorso del consenso, perché in Germania non esisteva, credo che non esista ancora adesso, ma forse l'hanno fatta subito dopo, comunque ai tempi non esisteva una legge contro il cannibalismo. Tra l'altro non credo ci sia nemmeno in Italia, se fatemi sapere, scrivetelo qua sotto nei commenti se lo sapete perché non ho controllato. Comunque in Germania non c'era questa legge e quindi non si sono sentiti di condannarlo per omicidio perché era un caso in cui c'era il consenso entusiasta anche della vittima. E quindi Armin sembra cavarsela con 8 anni. Sembra, perché in realtà questo era solamente il primo grado. In secondo grado il verdetto viene ribaltato e Armin viene condannato all'ergastolo. Quindi Armin ora è in prigione dove passerà il resto della sua vita. Lui dice di essersi molto pentito di quello che ha fatto perché ora ha capito che certe fantasie devono sempre e comunque rimanere fantasie e non devono tramutarsi in realtà. Quando gli si chiede perché lui avesse questa fissa per il cannibalismo, lui spiega che sin da piccolo aveva voglia di rapporti molto molto forti, forti al punto di diventare una persona sola e che per diventare una persona sola è necessario che uno mangi l'altro. Infatti Armin sostiene che Brandes ora è con lui e sarà... Sempre con lui. E questa è la storia di Armin Miles, il cannibale gentiluomo. Questa è una storia che conosco già da qualche anno e che mi aveva veramente colpito da subito perché è assolutamente allucinante. E, e non so veramente cosa pensare, cioè, perché è chiaro che il cannibalismo è sbagliato. Ok, fin lì ci arriviamo tutti. Però è una storia veramente particolare, cioè non siamo nell'ambito dei pazzi assassini che poi si mangiano le vittime, stiamo parlando di una persona. Pazza, chiaramente, che stava cercando una vittima assolutamente consenziente. E noi abbiamo la prova di questo perché il ragazzo con cui Armin era entrato in contatto prima di Brandes si era tirato indietro all'ultimo e, e Armin l'aveva assolutamente lasciato andare. Non, non lo so, secondo me era più giusta la prima, la prima condanna, quella ad otto anni secondo me era giusta, uh, a cui chiaramente andava anche affiancato un sostegno psicologico perché non è che possiamo rischiare che questo esce di galera e ricomincia a mangiare la gente, ok? Su quello siamo d'accordo. Però non lo so, l'ergastolo mi sembra eccessivo perché Brandes era una vittima assolutamente consenziente. Anzi, Armin addirittura l'ha accontentato nelle sue perversioni come quella di farsi tagliare il pene, che non era assolutamente un'idea di Armin, era una delle fisse di Brandes che chiaramente anche lui aveva bisogno d'aiuto e purtroppo non l'ha trovato, trovando invece un cannibale, anche se effettivamente era un cannibale gentiluomo. E voi cosa ne pensate? Pensate che dopo tutto l'ergastolo sia la scelta migliore o anche voi come me tendete un pochino di più verso la condanna agli otto anni che sembrava un pochino più equilibrata tenendo conto che per quanto assurdo e orribile è stato tutto quello che è successo era comunque consensuale? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, io spero che questa brutta storia vi sia piaciuta e soprattutto spero che non l'abbiate messa su mentre stavate iniziando a mangiare perché potrei avervi rovinato il pasto. In ogni caso, io vi ringrazio come al solito. E come al solito, se vi piacciono questo tipo di storie, vi suggerisco di seguire anche Crime and Comedy, che è il podcast che conduco con Marco Champier, dove parliamo ovviamente di true crime e di serial killer. Io invece vi do appuntamento sempre qui sulla mia pagina Clara Campi. Tra due settimane o forse tre, ma in ogni caso, sempre di giorni. Grazie a tutti e alla prossima!